Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ritornati sulla Terra grazie appunto a Fusoya e però sta succedendo qualcosa. Il gigante è arrivato. Ebbene sì. Volevo fare del level up, però devo entrare necessariamente qui nella torre di Babele, nella torre di Babil, diciamo, perché altrimenti non posso fare il level up che voglio io, per cui sono costretto ad andare un po' avanti nella storia. Chi sono quelli? I nani. E poi Yang, che è tornato con le silfidi. Sid con le sue navi. E ovviamente l'esercito di Baron. Guardate chi sono tornati anche. Palom e Porom sono tornati nelle loro forme. Esatto, lo dobbiamo al nostro patriarca. E anche Edward. Ognuno di loro comanda una nave, comanda un battaglione. Quindi vuol dire che viene dalla luna. Bocca del gigante. Dobbiamo distruggerlo. Hai esplorato il collo del gigante e ottenuto 3 extra pozioni. Buono. Quindi scendiamo ancora perché dal collo stiamo scendendo. Un shuriken sibilante. Allora, qui è dove si può attuare il mio piano di level up. È una cosa abbastanza complessa e a dire la verità vorrei anche provare a farvela vedere se effettivamente riesco. Per cui sì, ve la voglio fare vedere. Innanzitutto bisogna portare i nostri diciamo amici, i nostri compagni con pochi HP in modo tale che Cecil possa fare loro da tank. Successivamente vi spiego il tutto durante la battaglia, però prima continuiamo a esplorare perché così ne approfittiamo. Allora, continuiamo l'esplorazione. Devo trovare un... Allora. Devo trovare un nemico in particolare. Le frecce di Yoichi? Ma queste qua non le avevo già? Sì, infatti, vabbè, ma mi tengo queste.
Cosa mi dai? 5 panacee. Non male. Allarme. Questa è una cosa ottima. E adesso proviamo a trovare il nemico che mi interessa. Oh, eccoci qua. Questo è l'avversario che dobbiamo affrontare. E vi spiegherò come affrontarlo. Intanto qua il furto è fondamentale, perché da questo riusciremo a rubare gli allarmi. Quindi direi che è fondamentale. E gli allarmi ci serviranno, per cui cerchiamo di ottenerne un bel quantitativo. Con lui innanzitutto iniziamo a mettere sguscio su Cecil. Continuiamo a fare furto. Allora, dobbiamo fare un attacco, perché se no non richiama. Ecco. E adesso va bene, attacchiamo il cavaliere di ferro. Ok, da un lato mi va bene il cavaliere di ferro. Da un lato mi va assolutamente bene il cavaliere di ferro. Allora, teniamo sempre qualcuno, ecco, pronto per curare. Attacchiamo una singola volta. No, ritirata. Non mi dire che l'hanno fissato in questa versione. In questa versione no, però non la devono fissare. Oh, finalmente. Allora, rilevamento intrusione in corso. E ora dobbiamo attaccarlo, però con qualcuno che non faccia troppi danni. Ecco, magari Ridia. Poi facciamo intanto furto. Ecco, sirena. Oh, finalmente ha attaccato il soldato gigante. Quindi attacchiamo il soldato gigante con tutto quello che abbiamo. Con Rosa curiamo. Bene, noi nel frattempo, vedete, facciamo da tank praticamente. Cercando magari di non crepare. Ecco, cerchiamo di non crepare. Ecco, campo magnetico può essere una scocciatura. Ma non l'ha parato. Ah, vero, perché non aveva gli HP. Non aveva. Madonna mia. Campo magnetico è una vera scocciatura. Vabbè. Non ci credo.
Io purtroppo non riesco a curarmi forte come magari riesce a curare Rosa o un qualsiasi curatore, quindi giustamente perdo parecchi HP. Mamma mia, sto campo magnetico. Oh. Ora abbiamo la possibilità di poterci curare, perché finché noi non lo attacchiamo, non rileva l'intrusione di nessuno. Quindi questa è l'occasione migliore per, tra virgolette, curarsi. Bene, adesso facciamo una bella energia a tutti in questo caso, anche se in realtà non avrei dovuto farlo. Allora, attacchiamo con lui. Ritirata, no, l'hanno fissata sta cosa. Mannaggia, l'hanno fissata. L'hanno maledettamente fissata. Cioè, siamo senza MP, senza niente, siamo così. Siamo così allo sbando. Non posso neanche level appare, ditemi voi che cosa dovrei... Cioè, non posso neanche level appare col metodo del... Cioè, non posso utilizzare neanche il metodo delle sirene per poter level appare. È pazzesco. Cosa dovrei fare? Niente, lo hanno totalmente nerfato. Cioè, la prima volta che sconfiggi il rinforzo della sirena, si ritira, scappa. E non hai modo di potergli fare, diciamo, evocare altri rinforzi. Un super etere. Spero ci sia un qualcosa per salvare, perché devo utilizzare una tenda a tutti i costi. Tu che ci fai qua? Ah, mi vendi le cose? Figo. Ecco, qui c'è il coso per salvare. Ovviamente salviamo però in un altro slot. Ovviamente. E allora un attimo vado là dietro, perché vedete, devo andare a prendere quel forziere. Elisir, tanta roba. Così adesso utilizziamo una tenda e poi salviamo di nuovo, visto che così almeno abbiamo tutti gli HP, abbiamo tutto. Anche perché qua adesso me la do, aumenta di 100 i PV massimi. Ecco, andiamo a lei. Poi l'altra mela dov'era? Ci dovrebbe essere la mela d'argento. We
Allora, dov'è? Tenda. Va bene la tenda. Adesso salviamo. Perché qua adesso dovrebbe esserci il boss. Ecco, salviamo qua. E possiamo andare. Un altro elisir. Ottimo. Ecco, e qui siamo appunto nella parte centrale dove affronteremo. Tutti e quattro gli arcidemoni. E adesso comincerà uno scontro. Sì, vabbè, ma che cazzo è così? Cioè, ha dato praticamente lentezza a tutti. Dove è freddo? E vabbè.
Sì, però non è giusto che lentezza la può mettere a tutti. E io invece... Cioè... È un po' una rottura di palle questa. Cioè io fretta non la posso mettere a tutti. Mentre invece lui lentezza la può mettere a tutti. Queste sono cose che comunque non è che sono il top. Non so, vado. Buono, approfittiamone. Allora, aspetta, io dovrei avere, se non sbaglio, qualcosa. Ecco, cara, cura status maledizione.
filo di ragno subito. Attenzione. No, lotta. Ok, con le magie la posso attaccare. Bene, e ora è rimasto solo lui. Merdish. Dov'è il filo di ragno? Allora, aspettiamo che... Allora, lui si aspetta. Utilizziamo Leviatano, tu lancio Shuriken, tu aspetti, tu puoi attaccare. Ecco, contrattacco Fuokoga. Egito lo posso mettere su tutti, che bello. No, ma fuoco qua subito, no, porca. Meno male che possono... Oh, sconfitti. Arrivederci e grazie. Siete stati gentilissimi ad aver partecipato al Chi vuole essere distrutto da Joe. Quello poverino è rimasto pietrificato, ma non me ne ero accorto. Non me ne ero accorto completamente. Beh, quel debilitante 9999 con Leviathan è stato fondamentale. Allora, torniamo indietro. E salviamo. Ovviamente. Sì, devo fare un attimo però una Esna. Ecco qui per... Curiamo tutti con Cecil, così gli MP degli altri restano invariati. Salviamo, sì, assolutamente. Sempre qui nello slot 2. Allora, e continuiamo per l'ultima parte, dove appunto andiamo a chiudere il, diciamo, il gigante, no? La sezione del gigante. Poi dopodiché stacchiamo e ci rivediamo nella prossima puntata. Allora, andiamo.
Ecco, perché qui c'è un altro boss, ovvero il Core. Questo è stato anche un raid boss in Final Fantasy, in Dissidia Opera Omnia, per chi magari ci gioca. Vediamo, vedete? Se prima non distruggiamo il sistema difensivo, quello di controllo verrà riparato automaticamente ogni volta. Quindi lui già ci sta dicendo. Che cazzo? Olè, finalmente. Adesso dobbiamo attaccare il sistema centrale. Ok, adesso dopo che ci siamo curati, incominciamo a utilizzare la magia fretta. Perché dobbiamo incominciare a fare molti più danni di quanti ne possa curare. Quindi mettiamo fretta su Ridia. Tu fretta non la puoi utilizzare, vero? No. Allora fai attacco. Tu invece fretta su Edge. E tu continua a lanciare. Reflex non mi interessa, perché tanto io adesso. Ti faccio un bel dissipazio. No, magia nera. Dov'è? Dissipazio. Tu puoi magia bianca fretta su rosa. Perché vedete, cura pochissimo. Mentre invece noi facciamo molti più danni. Oh, disintegrato.
Niente, a questo punto ci possiamo concentrare. Ci possiamo concentrare sulla sfera, quella piccolina. E dovremmo avere con Cecil, lo curiamo. Quindi adesso io cosa dovevo fare con invocazioni per non... Mi sa nulla. Cioè, dovrei fare danni non elementali, ma il problema è che io qua ho tutti i danni elementali, quindi non posso fare nulla. Oh, sconfitto. Ce l'abbiamo fatta. Benissimo. E il gigante si è fermato. Golbez. Tu cosa? Tu non sai più chi sei. Cosa stai dicendo? Torna in te. E adesso... Povero Fusoia. Basta. Enough. Why was I so consumed by hate? You've regained your senses then. Do you remember your father's name? My father. His name was Cluja. Then you're Cecil's own brother. Golbez is my... You were being manipulated by the all-powerful will. Golbez è il fratello di Cecil. Blood rendered you an easy target for his curse and bound your thoughts to his. To think Cluja's sons would be made to fight one another. Vesoya! I fought him. I hated him. My own brother. You are my brother. But were it me, the one Zemus chose to control, our roles might just as well have been reversed. No, there was evil in me long before all this. What? I'm the one who abandoned you. Theodore, adesso lo stiamo controllando noi. Quindi adesso noi siamo Theodore. Dov'è papà? Sarà uscito di nuovo, tu torna a dormire. Quindi usciamo. Qua non mi ricordo se c'era qualcosa da prendere, ma mi sa di no. Eccolo qui. Ti piacciono le lune, vero? So anche già usare la magia. Hai già imparato energia? Energia? Non ancora. È ora di tornare a letto.
Ma io invece, siccome voglio esplorare un po' in giro, vabbè, non c'è molto da esplorare effettivamente. Essendo un flashback, non c'è molto da. Oddio. Ecco spiegato tutto. Tutti i pezzi del puzzle cominciano. After that, I took to the borderlands, where I could hide from others' eyes. Racked by guilt, ashamed to show my face. I would not think to ask for your forgiveness now, but I am glad that you survived. What better a pawn could Zemus have possibly chosen than this? Where will you go? To put an end to all of this. Zemus is a Lunarian. As am I. I will go with you. Farewell, Cecil.
un Golbez totalmente cambiato, un Golbez nuovo. Cecil, is this all right? That man, he means to die. He's your brother. My brother. Your blood. Your only living family. Adesso dobbiamo andare. Già. Il gigante crolla. Che sono belle però le animazioni fatte adesso giustamente in 3D, a differenza della versione del Super Nintendo che giustamente non poteva dare questa realisticità alle azioni. My mind is my own again. I cannot expect forgiveness, but forgiveness? It's your fault the giant appeared in the first place. Stop it. Rosa. Golbez broke free as well. That's why you're free. None of this was your fault. Chissà se si vede Golbez senza l'elmetto, non me lo ricordo qua. E così ecco il famoso Cecil. Questo è Kane. Da piccolo. Perché sei il cocco del re. Rosa. Cecil's older brother. A Lunarian named Zemus was making use of Golbez's Lunarian blood as a means to control him. Golbez and Fusoya went to the moon to put an end to Zemus. Golbez was Cecil's brother? Well, in any case, it would seem I've a debt to repay Zemus too. Huh. And when he takes over your mind again, what then? If that should happen, kill me without a second thought. Then count me in too. I have a couple of blades with this Zemus's name on them. Edge. Let's go to the moon. But Rosa and Rydia stay behind. This time, there may be no homecoming. Cecil, you can't mean that! Go. Get off the ship. This is work for grown-ups. You just wait for us back here. Fine! Cecil. Don't argue, Kane. Eccoci. E quindi la situazione è questa. Siamo soltanto con Kane. Non possiamo scendere. Siamo soltanto con Kane. Edge. E ovviamente Cecil, che ha preso appunto che suo fratello è Golbez e che in realtà si chiamava Theodore. Quindi bisogna andare sulla luna, dobbiamo prima fare questo trigger per sbloccare poi tutto ciò che c'è dopo. Per cui ritorniamo sulla luna, così poi finalmente stacco e ci salutiamo.
Rosa. Step aside, Rosa. I'm not going anywhere. Why not? Without me along, who will heal you when you're hurt? Rosa. Effettivamente. You can't win this one, Cecil. No use arguing with a woman. Then I'll argue no more. Your help is welcome. Just as we planned. You're here too? This battle is ours as much as anyone. Cecil said so himself. And having some Eidolons along can't hurt, can it? Rydia. Come. Our battle awaits. Oh, e qui abbiamo finalmente sbloccato il trigger che ci permetterà comunque anche di ritornare indietro e di andare da tutte le altre parti. Quindi, non ho bisogno, se non sbaglio, di mettere né tende né niente, perché loro dovrebbero stare... Sì, sono praticamente al massimo della loro forza. Quindi possiamo salvare. Sul file 2, ovviamente, che era un file dove eravamo bloccati. E quindi adesso possiamo viaggiare sulla luna, possiamo viaggiare, possiamo fare quello che vogliamo, possiamo aumentare il nostro livello, possiamo fare quello che fondamentalmente stavamo facendo prima. Kane adesso, guardate, ha un nuovo set con una Gungnir, lo scudo di Genji, elmo di Genji, armatura di Genji e manopole di Genji. Cioè la stessa armatura che abbiamo ottenuto noi nell'antro divino. Quindi adesso potete vedere come Kane sia diventato molto più forte. Va bene, a questo punto direi che non devo fare nient'altro, quindi per il momento posso staccare qui. Direi che è tutto e ci becchiamo alla prossima.